dal nostro corrispondente nel 1416. A mezza strada tra Civenna e Limonta si è riunita una vicinanza per decidere il ritorno sotto il monastero maggiore di Sant'Ambrogio di Milano a fronte della restituzione della contea da parte del duca Filippo Maria Visconti quale signore di Como all'abate Manfredo della Croce. La proposta è stata accettata a maggioranza con precise garanzie sul potere e sui tributi abbaziali. Passo ora la linea alla redazione per l'approfondimento di Paolo Ceruti. Cari amiche e amici, buona Valassina. La straordinaria storia della contea, che terminerà solo alla fine del XVIII secolo, prosegue il 26 marzo l'anno successivo con la restituzione confermata dal duca. I verbali della vicinanza di Lovenum consentono di conoscere i nomi dei capifamiglia, dei comunisti, parte della comune di Civenna. Cermenate, Andriolo Martino e Zannolo, detto Cesare, Galis Antonio, Coxio, Milionus, detto Piero, Pingirolus, Vidaris, Rolando e Vario. Dal nostro inviato nel 1942. Milano alle 6 di questa sera ha subito un pesantissimo bombardamento a ondate successive con morti e danni devastanti. La popolazione è stata colta di sorpresa dopo 2 anni di tranquillità e per il brevissimo tempo intercorso tra allarme e caduta delle bombe. Un secondo attacco notturno ha colpito Pavia, Como e Cantù e altri paesi della provincia. Passo ora la linea alla redazione per l'approfondimento di Paolo Ceruti. Cari amiche e amici, il bombardamento effettuato dal 74 Avro 683 Lancaster provenienti da basi britanniche, dopo aver sorvolato ad alta quota il territorio della neutrale Svizzera. Quadrimotore ala media utilizzato dalla RAF dal 42 assieme a Landley Page Halifax è il principale bombardiere strategico della RAF e delle forze aeree dei paesi del Commonwealth, utilizzato principalmente come bombardiere notturno. Dai registri ufficiali del Bomber Command risultarono lanciate 12 bombe da 4.000 libre, le cosiddette cookies, 56 da 1.000 libre, 2.276 bombe incendiarie da 30 libre e 28.500 bombe incendiarie da 4 libre, oltre a svariate migliaia di volantini propagandistici, alcuni dei quali curiosamente scritti in francese. Si registrano 135 morti e 331 feriti, danneggiati 52 edifici residenziali e 9 commerciali o pubblici. Una breccia nelle mura di cinta delle carceri San Vittore consentirà la fuga di 118 detenuti. Il bombardamento rientra nella filosofia del area bombing o civil bombing, che abolisce la distinzione tra obiettivi militari e civili. Terrorizzare la popolazione con attacchi indiscriminati con l'utilizzo di bombe da 500 libre e migliaia di spezzoni incendiari aveva lo scopo di spingere la gente a ribellarsi e accelerare la fine della guerra. I senzatetto e quanti non hanno motivo di restare lasciano la città, riversandosi su paesi ritenuti al sicuro. Si registra il primo arrivo in massa di sfollati a Canzo e in Valassina.